Aspettare il 27 agosto potrebbe essere troppo tardi, e questo è il grido d'allarme che si alza un po' dappertutto nel Salento. La xylella sta diventando sempre più fastidiosa e certamente anche in questo periodo ferragostano continuerà a diffondere panico fra gli olivicoltori, molti dei quali sottolineano la carenza di mobilitazione del territorio se confrontata con quella che si sviluppa in Italia settentrionale ogni qualvolta si verifica una calamità in agricoltura. Il deputato di Forza Italia Rocco Palese chiede da parte del governo la nomina di un commissario che si faccia carico del coordinamento di enti, associazioni e singoli e soprattutto individui una strategia comune per sconfiggere questo batterio che sta letteralmente stravolgendo il paesaggio salentino. Il deputato di Forza Italia ricorda che presso l'Unione Europea esiste un fondo per calamità come la xylella e la Regione deve, se già non l'ha fatto, presentare documentazione idonea per ottenere il relativo finanziamento. Il senatore Dario Stefano, che è stato assessore regionale alle risorse agricole, ricordando quanto realizzato per il rilancio dell'agricoltura in Puglia, ha ribadito che quella contro la xylella è una battaglia di tutto il paese. Perciò oggi incontra il ministro dell'agricoltura Martina. Un'auto in fiamme ha illuminato la notte delle stelle su via Torre Lapillo a Porto Cesareo. Sicuramente un incendio di matrice non dolosa che ha coinvolto una Lancia K. Ad accorgersi sono stati i carabinieri del NORM di Campi Salentina. L'auto era parcheggiata su via Torre Lapillo e pare abbia preso fuoco a causa di un cortocircuito. I carabinieri hanno immediatamente richiesto l'intervento di un mezzo dei vigili del fuoco prima che la situazione degenerasse. Il fatto è avvenuto in piena notte, per la precisione intorno alle 2, proprio in uno dei momenti clou dell'estate, la ricorrenza di San Lorenzo, quest'anno caratterizzata anche dal fenomeno della superluna che ha accompagnato la pioggia di stelle cadenti. L'auto di proprietà di un cesarino è andata distrutta. I vigili del fuoco sono arrivati a sirene spiegate dal distaccamento di veglie e fino a quando le operazioni non sono terminate su una delle arterie principali di Porto Cesareo, il traffico già intenso ha subito inevitabili rallentamenti con la formazione di lunghe code. Fortunatamente l'incendio, per quanto piuttosto grosso, è rimasto circoscritto e non ha causato ulteriori danni né intossicazioni o feriti. Apprensione ieri mattina per gli automobilisti che transitavano sulla Lecce Vernole, la maggior parte dei quali era intenta a raggiungere le località di mare nel primo fine settimana di esodo vacanziero. Un palo dell'elettricità ha attirato l'attenzione dei passanti perché investito dalle fiamme, rogo così aggressivo da abbattere il palo. Un pericolo indubbiamente perché le fiamme avrebbero potuto estendersi o interessare veicoli in transito, ma gli automobilisti sono stati tempestivi nel chiedere il soccorso dei vigili del fuoco, i quali sono immediatamente intervenuti. I pompieri hanno spento il singolare incendio, la cui origine è ancora da capire. La maestosa torre voluta da Federico II è l'emblema di Leverano. Logico quindi richiamare questo simbolo e riproporlo alla sensibilità di oggi. Nasce da qui l'idea del concorso internazionale di idee Leverano Horizon Tower con tema un albergo diffuso nel paesaggio, un sistema di torri e osservatori come rifugi turistici. Alloggiare a Leverano e poi raggiungere il mare attraverso un sistema di mobilità sostenibile che attraversa vigneti, uliveti e fiori. Il concorso è stato organizzato dall'Associazione Culturale Archistar di Architettura Gruppo Foresta e dal Comune di Leverano con l'obiettivo di valorizzare il territorio e il paesaggio dell'Arneo attraverso degli osservatori a torre lungo le strade campestri che da Leverano conducono al mare. Hanno partecipato 136 gruppi di giovani progettisti che hanno prodotto 112 idee. In totale sono stati coinvolti 500 ragazzi. Il gruppo vincitore è risultato Men e Son. Il suo progetto e quelli degli altri premiati sono esposti all'interno della Torre Federiciana e sono pubblicati sul sito web di Archistart del Comune di Leverano e del Comune di Lecce.
I risultati del concorso rappresentano il contributo di Leverano alla candidatura di Lecce a Capitale della Cultura Europea 2019. Musica, religione e cultura. C'è tutto nella festa di San Rocco di Torre Paduli dal 14 al 17 agosto. Migliaia di persone si danno appuntamento nel piccolo centro salentino frazione di Ruffano per lasciarsi trasportare sotto un cielo di stelle in danze ritmiche che ricordano il passato. Sul palco quest'anno, come da tradizione, tantissimi gli ospiti e gli artisti locali. Tra i nomi più attesi, Morgan, Enzo Avitabile, Cesare Dell'Anna e gli Opazzupa con Rocco Nigro, Enzo Petrachi, Marianè, Rachele Andreoli, i Mariglia e tamburellisti di Torre Paduli, i Salento col Sitali, Cesco e Puccia degli Apre la Classe e tanti altri. Previsti ancora poi Gegia, Gianni Ippoliti, Giovanna Stifani, figlia del maestro Stifani, Cici Cafaro, Marcello De Carli, la ballerina salernitana Jessica Alfieri, Donatella Zezza dei Colori del Vento, la ballerina salentina Valentina Scarlino e il tamburellista Francesco Chimbo De Donatis. Quest'anno ci sarà questa novità legata alla collaborazione fra il comitato Festa di San Rocco, l'amministrazione comunale e l'università. Cioè avremo due stand dell'università, dell'ingegneria dell'Università del Salento appunto, all'interno della quale saranno esposti dei materiali innovativi che vogliono rappresentare un po' la continuazione rispetto alla nostra tradizione, nel senso che è piaciuta l'idea che accanto ai prodotti tipici nostri, il tamburello o il vaso di terracotta, ci fosse anche gli ultimi ritrovati tecnologici a cura della Facoltà di Ingegneria dell'Innovazione. Si è confermata l'evento enoturistico dell'estate pugliese la 16ª edizione di Calici di Stelle, organizzata dal Movimento Turismo del Vino Puglia in collaborazione con l'Associazione Nazionale Città del Vino. Le manifestazioni musicali di contorno sono state ispirate dalle canzoni di Domenico Modugno, di cui ricorre il ventennale della morte. Dopo il successo registrato a Trani il 5 agosto, ieri a Copertino migliaia di persone hanno affollato le due location allestite per le degustazioni del vino, assaggi commentati da esperti sommelier. 50 le aziende partecipanti, circa 8.500 le bottiglie stappate, considerando quelle di Trani e quelle di Copertino, per una manifestazione che fotografa il panorama vitivinicolo del Salento. Vini dolci o freschi o invecchiati, locali o internazionali, ma anche l'oro verde della Puglia, cioè l'olio, protagonisti della manifestazione condita dalle danze della compagnia Schienè, esibitasi nel Castello Angioino, e dalle note del gruppo Puglia Wine Love. Fra le curiosità, la caccia al tesoro a prova di naso fra i sentori tipici dei vitigni pugliesi. Il vino è il vero ambasciatore di questi territori, di questi borghi, di queste tradizioni nel mondo. Io credo che il vino però in Puglia ormai abbia un calendario di iniziative collegate che abbracciano tutto l'anno e che rendono la Puglia attrattiva anche per i visitatori legati al mondo dell'enologia, ma non solo. Attraverso le etichette noi abbiamo raccontato un territorio che negli ultimi anni è diventato ancora più attrattivo e ancora più affascinante per i tanti visitatori che anche questa stagione stanno affollando le nostre località. Il Movimento Turismo del Vino da sempre diffonde la cultura del vino e lo fa in questi contesti come Copertino, dove l'arte, la storia, ma soprattutto anche la storia del vino è stata sempre presente. Quindi il Movimento Turismo del Vino, ma non solo in Puglia, in tutta Italia, favorisce la promozione dei territori e del vino abbinandola alla cultura. Sono convinta del fatto che l'agricoltura e il vino, i sistemi di produzione siano la via per la crescita. Bisogna riscoprire il tessuto sociale che forse molti hanno dimenticato, ritornare forse alla terra. Ecco, questa può essere una soluzione. Dobbiamo mettere a disposizione risorse per fare, soprattutto anche inserire incentivi all'interno dei nostri prossimi futuri bandi, per incentivare il giovane a fare attività promozionali di internazionalizzazione, ma soprattutto dando delle premialità nel momento in cui il giovane mette in atto attività di incoming. Noi abbiamo bisogno che i nostri buyer devono venire da noi, perché dobbiamo far conoscere la nostra terra, dobbiamo far conoscere dove e come si produce il nostro prodotto.